Catherine Ann Boss, detta Kate, è una supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste. Oltre che modella, Kate Moss è anche universalmente riconosciuta come icona della moda. Il suo stile le ha fatto ottenere numerosi riconoscimenti, fra cui quello del Consiglio degli Stilisti d'America di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio nel mondo. Nata in un centro suburbano di Londra, una zona periferica borghese, Croydon, nel Surrey, in Inghilterra. Sua madre Linda fa la barista. Suo padre Peter è invece un agente di viaggi. All'età di 14 anni viene scoperta da Sarah Doughtasy, la fondatrice dell'agenzia di moda Storm in un aeroporto di New York, che dice di lei: Kate Moss non rientra in alcun modo nei canoni di bellezza del periodo, rappresentati da modelle statuarie come Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Belle Macpherson. La Moss è infatti relativamente bassa e decisamente magra. Inizialmente risulta difficile per la Doughtasy farle ottenere un contratto. Tuttavia, nel marzo 1990, le viene offerto un servizio fotografico per la rivista inglese The Face, realizzato in una spiaggia a sud di Londra. Le foto ottengono notevole successo, rendendo la Moss un volto noto sulla scena della moda. Grazie al suo aspetto alternativo, la modella viene associata al movimento grunge, promosso da band come i Nirvana. Subito dopo, lo stilista Calvin Klein sceglie la Moss per una trasgressiva campagna pubblicitaria al fianco di Mark Wahlberg che rende la modella internazionalmente famosa. Seguono a quella esperienza le passerelle dell'alta moda di New York, Parigi e Milano. Kate Moss compare sulla copertina di Harper's Bazaar, Vogue, Allure, Elle. Peter Lindbergh, prestigioso fotografo, l'ha inserita nel suo libro 10 Women, che consiste in un volume in bianco e nero dedicato alle donne del momento. Nel 1995 la campagna pubblicitaria del profumo Obsession di Calvin Klein, in cui la Moss appariva seminuda, suscitarono enormi polemiche. Furono insinuate persino accuse di pedofilia, ed il Dipartimento di Giustizia, su ordine di Bill Clinton, allora presidente, decise di avviare un'inchiesta in merito che portò al ritiro della campagna dopo appena 3 settimane. MW Parser Output punto chiarimento background, cancelletto ferrata, color, cancelletto 444444 punto MW Parser Output tanto chiarimento apice color, red. Nella sua carriera la Moss ha sfilato con praticamente tutti i più grandi marchi della moda, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Chanel, Missoni, Longchamp, David Yermina, Dior, Yves Saint Laurent, Burberry, Stella McCartney, Rimmel, e Bulgari, ed è comparsa sulla copertina di Another Man, Vanity Fair, The Face, e W Vogue, dove è comparsa ben 24 volte. Nel luglio 2007, con un guadagno stimato intorno ai 9 milioni di dollari annui, la rivista Forbes ha nominato Kate Moss la seconda modella di maggior successo al mondo, posizione confermata anche nel 2008 e nel 2009. Nel 2012 prende parte alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade di Londra. Nello stesso anno è la protagonista del video di White Lights di George Michael. Nel 2013 viene scelta come testimonial della campagna autunno/inverno di Versace e viene nominata da Forbes la quarta modella più pagata al mondo con un guadagno di 5.7 milioni di dollari. Ripete nel 2014, con guadagni di circa 7 milioni di dollari, quarto posto ex aequo con un'altra top model Kate Upton. Nel dicembre dello stesso anno posa per servizio fotografico senza veli sulla rivista Playboy per il numero di gennaio e febbraio 2014, fotografata Merta Alasse Marcus Picat, in occasione del 60° anniversario della rivista.
inoltre diventa testimonial delle fragranze My Burberry, accanto alla modella Cara Delevingne. Nel 2015 è protagonista, accanto a Lara Stone, della campagna pubblicitaria autunno-inverno di Balenciaga. Il 1 maggio 2007 una collezione disegnata dalla Moss esclusivamente per la catena di negozi Topshop è stata distribuita in 225 negozi nel Regno Unito. Per il lancio, la Moss si mostra nella vetrina del negozio di Oxford come manichino umano, creando grande scalpore fra gli avventori. È stato riportato che Topshop abbia pagato circa 3 milioni alla Moss per la sua collezione, che include capi di abbigliamento, borse, scarpe e cinture di fascia economica medio-bassa. Tuttavia gli abiti della collezione sono apparsi anche su eBay. Il 25 ottobre 2007 è stata lanciata per Topshop una collezione di biancheria intima disegnata dalla Moss. Il 15 settembre 2005 la rivista britannica Daily Mirror pubblica in prima pagina, ed in un ampio servizio, alcune fotografie che ritraggono Kate Moss, insieme al compagno Pete Doherty, nell'atto di consumare cocaina. Nell'articolo veniva anche riportato che la modella avesse sniffato 5 strisce di cocaina in appena 40 minuti. Venne detto che le fotografie erano state vendute alla rivista da James Mullard, ex manager di Doherty, per più di $150,000. Nei periodi immediatamente successivi allo scandalo la maggior parte dei contratti di Kate Moss vengono annullati, a partire da quello di Stella McCartney di 4 milioni l'anno. La stessa posizione viene presa da Chanel e Burberry. Kate Moss è costretta a chiedere pubblicamente scusa in conferenza stampa, ammettendo le proprie responsabilità. In sua difesa invece si schierano le colleghe Naomi Campbell e Elena Christensen, l'attrice Catherine Deneuve, l'ex fidanzato Johnny Depp, e lo stilista Alexander McQueen, e mentre Christian Dior continua a farla apparire come propria testimonial, la rivista W le dedica la copertina di novembre 2005. Nello stesso mese naufraga la relazione con Doherty, e dopo essere stata indagata per uso di sostanze stupefacenti il 16 giugno 2006 Kate Moss viene scagionata da ogni accusa. Nel novembre 2006, la Moss ottiene il riconoscimento di modella dell'anno dal British Fashion Awards. A distanza di 12 mesi dallo scandalo, la Moss mantiene ben 18 contratti che includono Rimmel, Agent Provocateur, Virgin Mobile, Belstaff, Balmain, Dior, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Longchamp, Stella McCartney, Bulgari, Chanel, Nikon, David Hermina, Versace, Miashvili, Calvin Klein Jeans e Burberry. Secondo la rivista Forbes la Moss dopo lo scandalo ha triplicato i propri guadagni, e le entrate finanziarie del biennio 2005-2006 ammontano a più di 8 milioni di dollari, il che la rende la modella più pagata al mondo, dietro soltanto Gisele Bündchen. Dopo lo scandalo, le critiche nei confronti della Moss sono diventate sempre più frequenti. Il giornalista Peter Hitchens ha descritto la sua parabola come un segno del declino culturale e morale della società. Tuttavia il 16 gennaio 2014 ha festeggiato il suo 40° compleanno con un servizio fotografico vestita da coniglietta su Playboy e inaugurando, il giorno seguente, una mostra londinese intitolata Kate Moss, 40, a Retrospective. È la madrina dei figli di Paul Simonon e di Iris Law, figlia di Sadie Frost e Jude Law. Tra le prime relazioni sotto i riflettori si contano quelle con il fotografo Mario Sorrenti e l'attore Johnny Depp. La modella ha avuto una figlia, Lila Grace, nata nel 2002 dalla relazione con Jefferson Hack, editore della rivista Dazed and Confused. Durante il party successivo allo show televisivo per gli 80 anni di Frank Sinatra,
ci fu un chiacchierato episodio venuto alla luce solamente di recente. Kate, ai tempi solamente 21enne e fidanzata con Johnny Depp, ha dichiarato: «Stavo seduta a fumare una sigaretta e sono rimasta sorpresa nel notare che lui mi stava fissando». A quel punto, improvvisamente, mi sono ritrovata circondata dalle sue guardie del corpo che impedivano al mio fidanzato di raggiungermi dove mi trovavo. Nel frattempo Frank Sinatra si era avvicinato a me. Ero così imbarazzata che a stento mi è venuto in mente di fargli gli auguri di buon compleanno. Lui non ha detto una parola, ma mi ha stretto tra le sue braccia e mi ha baciato sulle labbra. Per un attimo mi sono persa nei suoi occhi blu. Che dire? È stato il miglior bacio della mia vita. Kate Moss è stata a lungo associata al cantante Pete Doherty, che durante un concerto tenuto l'11 aprile 2007 ha presentato la modella come propria fidanzata. Doherty aveva dichiarato di voler sposare la Moss durante l'estate 2007, ma la coppia si è lasciata a luglio e Doherty ha definito la Moss stalker. Il 26 marzo 2008 The Sun ha riportato la notizia che Kate Moss si era fidanzata con Jamie Innes, chitarrista dei The Kills, durante un viaggio ad Amsterdam. Innes ha proposto alla Moss di sposarlo con un anello vintage degli anni 20 del valore di 10.000 sterline. Il 1 luglio 2011 Kate Moss e Jamie Innes si sono sposati presso una chiesa nel Gloucestershire, Inghilterra. I due hanno divorziato nel 2016. Quando lei stava già frequentando l'attuale fidanzato, il fotografo conte Nikolai von Bismarck. Ha in passato avuto molte relazioni, con l'attore Mark Wahlberg, con il cantante Evan Dando, Robert Del Naya, Lenny Kravitz, l'attore Billy Zane, Daniel Craig, Gianni Lee Miller, Jamie Dornan, Reese Evans e Russell Brand. Una statua d'oro raffigurante Kate Moss, ed intitolata Sirena, è stata realizzata da Mark Quinn e presentata ad una mostra del British Museum. I premi più importanti appartengono alle nomination e vincite del British Fashion Awards, gli Oscar della moda britannici e anche da altri riconoscimenti. Nella canzone dei Primal Scream, Some Velvet Morning ha anche cantato, come anche nel brano del suo ex fidanzato Pete Doherty, La Belle et la Bête, dove lei canta la frase, Is she more beautiful than me? Inoltre, ha contribuito a scrivere alcuni testi delle canzoni dei Baby Shambles. Nel singolo Dirty Robot dei Lemonheads canta insieme a un suo ex nonché amico, Evan Dando. Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Kate Moss è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.